Pescara che è ripartito con il piede giusto, con il piglio giusto. E Pescara che, come vi avevo detto in settimana, stava lavorando bene. Abbiamo fatto delle cose buone, tante cose da migliorare. Adesso è un momento in cui dobbiamo lavorare a testa bassa, senza farsi trasportare da grandi entusiasmi. Io credo sempre che l'umiltà fa parte di chi vuole raggiungere obiettivi importanti. E se serviva una risposta per il dopo Maniero, puntuale è arrivata. Ma guardate, vi ho già spiegato, io non sono stato qui questa settimana a piangermi addosso, anche se lo sapete, no? Abbiamo fatto di tutto, io specialmente ho fatto di tutto, ma non perché avessi timore che noi non potessimo sopravvivere o andare avanti senza Maniero, perché mi sembrava giusto in questo momento, però una volta passato io sono abituato a non guardarmi indietro mai, a affrontare le problematiche, risolverle con la squadra, e quindi oggi l'impatto che abbiamo avuto sulla partita è quella di una squadra che già sta guardando avanti, sta guardando al futuro, però adesso non dobbiamo nemmeno pensare che è tutto a posto, che funziona tutto, perché Pescara purtroppo, lo dico con affetto, questa cosa qua tende un pochettino a deprimersi, invece noi dobbiamo avere equilibrio, specialmente noi di squadra. Oggi mi ha fatto piacere, ho detto ai tifosi di applaudire, ragazzi, perché questi risultati sono merito della squadra. Abbiamo bisogno del pubblico, io avevo detto che toccava a noi dare dei segnali, li stiamo dando. Dobbiamo anche portare questo tipo di atteggiamento, perché quando la gente vede gente che lavora, gente seria, che suda, che sputa l'anima sul campo, credo che questo metta d'accordo tutti.